Venuti qua anche per il fine di chiarire qual è la posizione dell'amministrazione penitenziaria in relazione ai presunti abusi che sarebbero stati commessi a Bolzaneto, e cercheremo ovviamente di far luce, ognuno secondo le proprie competenze sui fatti avvenuti. Con particolare attenzione sul GOM. Guardi, questa particolare attenzione sul GOM, devo dire la verità, ce l'avete solo voi giornalisti, perché il GOM, che voi tutti considerate una squadra di picchiatori o di delinquenti, e in realtà era presente all'interno dei siti penitenziari con solo 4 unità di personale, tutte femminili, che si occupavano della perquisizione delle donne all'interno di Bolzaneto. Per quanto riguarda le camere di sicurezza controllate dalla polizia penitenziaria, c'era solo personale di polizia penitenziaria. Negli ospedali c'era il personale di polizia penitenziaria che faceva i piantonamenti quando li rilevava dalle altre forze di polizia, come se dappertutto, insomma, non c'era niente di particolare.